Il grande albero campeggia in piazza già da giorni. Lo stesso vale per le luminarie, già installate lungo le vie del centro. Insomma, è davvero tutto pronto per l'edizione 2022 del Natale Più, il consueto cartellone di eventi natalizi made in Fano. Si comincia sabato 26 novembre con l'inaugurazione del Natale che non ti aspetti, la rassegna provinciale che unisce tutte le proloco e che quest'anno avrà proprio Fano come location per un ideale taglio del nastro. Poi domenica 27 l'attesa accensione dell'albero. Quest'anno siamo riusciti a riempire praticamente tutti i weekend e la cosa importante chiaramente sarà fatta il 26 e il 27 di novembre, dove avremo poi l'inaugurazione. Come ho detto prima, il 27 ci sarà l'inaugurazione del nostro Natale, quindi con l'accensione dell'albero. Il 26 invece faremo l'inaugurazione del Natale che non ti aspetti a livello provinciale, dove ci saranno tutte le proloco al Pincio. Quindi sicuramente tanti eventi che chiaramente speriamo insomma di dare un bel servizio per la città. Ci piace dire che sarà un Natale bello come sempre. Dobbiamo fare attenzione al periodo che stiamo vivendo, soprattutto alla situazione energetica, questo è ovvio, ma noi abbiamo un grande carattere, soprattutto dal punto di vista culturale, associazioni che esprimono veramente un grande valore e il programma è veramente ricco. E quindi ci sarà il villaggio di Natale, ci sarà la pista del ghiaccio, ci saranno ogni sabato e domenica degli eventi sotto l'albero importanti che faremo in collaborazione con i cori, con le scuole di danza, con le associazioni cittadine. Ci saranno degli eventi ad esempio a Capodanno e nel periodo della Befana, insomma ci sarà la via dei presepri che legherà il presepe di San Marco, che è bellissimo, la vera storia della salvezza, a Don Marco gli piace chiamarla la storia dei diorami della salvezza, e il presepe che abbiamo al porto, così come il presepe dei maestri carristi del nostro carnevale proprio nel villaggio di Natale che sarà realizzato al Pincio. Quindi Fano avrà una bellissima rappresentazione, tante attività musicali insieme al jazz, insomma veramente tante attività culturali, un allestimento comunque importante che non disdegna nonostante questo momento che stiamo vivendo, insomma un Natale di grande qualità. Anche quest'anno Fano proporrà dunque una ricca carrellata di eventi e di occasioni per vivere insieme lo spirito inconfondibile del Natale. Tra gli appuntamenti anche quello con il gospel, il 22 dicembre al Teatro della Fortuna. Sempre in teatro sono previsti numerosi eventi, tra cui il concerto del 1 gennaio dalle ore 17. Due invece le iniziative letterarie proposte da Passaggi Festival e non mancheranno eventi ad hoc a tema carnevale. In piazza 20 settembre poi l'immancabile appuntamento del 31 dicembre con un best of di musica italiana e internazionale. Insomma, nonostante il Covid e il caro energia, Fano tiene alta l'asticella imbastendo un programma senza troppe rinunce, perché è vero che si dovrà fare a meno di parte delle luminarie, ma a differenza di tante altre città, Fano avrà anche quest'anno la sua pista di pattinaggio, che però si trasferirà da Piazza degli Avveduti a Piazza 24 Maggio, nei pressi della Rocca Malatestiana. Fano non ha rinunciato perché l'associazione che organizza questa attività ha aperto un bel rapporto con questa azienda che si fa carico di tutte le spese, sia dell'energia elettrica che dell'installazione, e quindi Fano avrà la sua pista del ghiaccio anche per dare un Natale adatto più ai giovani, perché è molto utilizzata ai ragazzi di una giovane età. Sì, la pista sul ghiaccio come anche gli anni passati torna, quest'anno siamo riusciti a farla venire a costo zero per quanto riguarda la città, quindi siamo stati anche bravi da questo punto di vista. Ringraziamo anche la ditta che verrà chiaramente, che si è resa disponibile a dare una mano per questa problematica.